Le giornate dovrebbero iniziare con un bacio, una carezza, un abbraccio e un caffè. La colazione deve essere sempre abbondante. Charles Morrow Schulz. Buongiorno, buongiorno e buon martedì 24 agosto. Un martedì con i primi 3 punti in classifica dei ragazzi che hanno battuto la Sampdoria 1-0 grazie al gol dell'elfo andaluso, Diaz. Lancio bellissimo, penetrante, preciso, potente di Mike Cridmaignan. Calabria supera un avversario, non fallosamente come qualche fantasioso aveva pensato. Pallone in mezzo, tiro di Diaz. Non irreprensibile la risposta di Audero, che si vede sfuggire il pallone sulla destra. È stato un Milan che ha mostrato la solita identità di gioco, la solita concentrazione, la solita determinazione, ma soprattutto la solita voglia di proporsi. Era un Milan in rodaggio, come del resto la Sampdoria, però ha mostrato già delle buone individualità e parleremo delle individualità nelle belle pagelle. Comunque è un Milan che è mancato un po' di qualità nel passaggio finale, c'erano tante potenziali occasioni di far male anche nel primo tempo alla Sampdoria. E a proposito di qualità, nel video delle 13:30-14, attenzione, succulenti, gustose anticipazioni sui prossimi movimenti di mercato. Oggi visite mediche per Pellegri. Nel video della una vi manderò oggi parliamo delle belle pagelle, siamo ancora sulle belle pagelle. Comunque manderò il filmato dell'arrivo ieri di Pellegri, oggi alle visite mediche, e dunque si incomincerà a parlare anche nel video della una di mercato. Ripeto, cose che vi piaceranno. Ma veniamo alle belle pagelle. Che spettacolo Mike Maignan. Nella parata che è stata vanificata dalla bandierina del guardialine, un doppio riflesso ha una amigdala straordinaria. È qua dietro dove risiede la reattività, la reazione, quella che ti fa superare i momenti di paura grazie a una reazione. Formidabile l'amigdala del signor Mike Maignan, che poi sulla respinta ancora è stato bravo a parare. D'accordo che era tutto fuori gioco, ma sull'errore di Theo Hernandez anche nel secondo tempo parata con grande riflesso. Ma quello che ci è piaciuto, Milan non ha bisogno di trequartisti, quasi. Due lanci precisi, forti, uno ha messo davanti al portiere Leao, che ha fatto forse male a non far proseguire la palla, e poi l'altra, ripeto, grazie alla bella azione di Calabria. Due lanci straordinari del portiere Mike Maignan, un bel voto, un bel 7,5 per lui. Calabria 7, oltre che tentare qualche incursione nel secondo tempo, è lui che ha dato il pallone dell'assist vincente a Diaz, dopo aver creduto al lancio straordinario, come dicevo, di Maignan. 7, insomma, signori, abbiamo aperto il libro, è il Calabria dello scorso anno, quindi un bel Calabria. 7, Tomori. Tomori non sbaglia mai. Tomori aggressivo, ma poi anche sul piano tecnico, un paio di recuperi sono stati splendidi. Andando sul pallone senza commettere fallo. Signori, Tomori è un campione che si sta avvicinandosi alla sfera dei più forti difensori centrali del campo internazionale. Ben aiutato, 7 anche da Kjær. Kjær autorevole, ieratico, come un sacerdote del Monte Athos, sicuro, mai una sbavatura, mai un gesto fuori posto, ha giocato una grande partita, improvvisandosi per noi, ma non certo per Stefano Pioli,
quando Pioli ha chiesto di giocare a tre con Romagnoli. Romagnoli con Kjær e Tomori. Un tridente straordinario, sono tre giocatori che possono dare quel qualcosa in più quando Pioli chiederà appunto la difesa a tre. Ma siamo a Theo Hernandez, l'unico insufficiente della partita. Oltre che non sprintare, oltre che farsi fermare più di una volta nei suoi tentativi tradizionali di fuga, ha perso un paio di palloni. Il primo drammatico, rischiando anche quasi il rigore andando sull'uomo, per fortuna si è trattenuto, ma poi il tiro di, mi sembra, Gabbiadini ha impegnato Maignan. Poi anche nel finale aveva perso un'altra palla, veramente una palla pericolosa per la difesa del Milan. No, Theo Hernandez, io ricordo gli inizi della stagione di Calazze, faceva sempre un po' fatica sul piano della corsa, sul piano della postura, proprio perché sono giocatori molto fisicati e quindi pensiamo che sia un giocatore che entri in condizione magari più avanti. Veniamo al centrocampo dove c'è il migliore in campo insieme a Maignan. Maignan per la parata, per i due assist è stato forse il migliore, ma Krunic gli è vicino, 7,5 anche per lui, ha giocato una partita gigantesca Krunic, dovunque con qualità a recuperare palloni su palloni. Ho letto qualche ironia quando ho messo sul mio poster gigantesco. Sono sereno, è la stessa cosa in pratica che ha detto Pioli. E se Pioli, anzi, se io scopro di pensarla come Pioli, mi gratifica la cosa e non mi interessano i commenti ironici sull'aggettivo gigantesco che ho usato per Krunic, perché senza andare così in avanti, Pioli la pensa come me e se la penso come un addetto ai lavori, questo mi gratifica. Gigantesca la partita di Krunic. Gigantesca. Tonali bene, 6,5, ha giocato un primo tempo non straordinario, ordinato, sempre ordinato. Poi è venuto fuori la distanza, salvando nel finale una palla pericolosa, uscendo molto bene a testa alta. L'importante è vederlo crescere sempre. Non è ancora il Tonali che tutti vorremmo vedere, ma cresce sempre. L'importante è che continui a crescere. Senemaker, 6,5, partita utile, partita di un giocatore sempre presente nell'azione. E dunque è stato un Milan che Selemaker ha aiutato nelle fasi più importanti, è il soldatino fidato di Pioli. Brian Diaz, 6,5, una partita che forse poteva anche toccare il 7 per il gol, però oggi non ha giocato una partita di grande continuità, anche se è riuscito a rendersi sempre utile. Quando parte con la palla non lo fermano quasi mai. Un po' più rapido nell'assist finale, perché ripeto, con quello che è mancato al Milan sono stati proprio le illuminazioni finali. Leao bene, Leao 7 bene, non solo davanti, è andato anche a aiutare dietro e l'ho visto 2 o 3 volte in area essere decisivo. Giocatore sempre più presente, giocatore che ha impegnato il portiere con una grande parata e dunque un Leao, anche lì stesso ragionamento per Pioli, scusate per Tonali, cresce sempre un po'. Giroud 6, non di più, non ha avuto grandi palloni, ma abbiamo capito forse, quando deve giocare questi palloni sporchi, queste partite sporche con lanci lunghi, non è, questo lo sapevamo prima, come Ibrahimovic è un giocatore che va alimentato con palloni rasoterra, va alimentato con cross in area. Non è un giocatore che bisogna lasciare solo a lottare con un paio di difensori avversari. Molto bene l'entrata di Rebic, molto bene. Non stiamo a dare dei voti ai giocatori subentrati, però molto bene. È sfiorato anche, stato bravissimo, ha sfiorato il palo di pochissimo. Mi è piaciuto Rebic per come si è entrato. Benasser mi è piaciuto molto per come si è entrato,
Subito ha preso in mano lo sceicco bianco il comando del centrocampo e l'azione è diventata ancora più morbida. Bene Romagnoli, quando è entrato, da leader vero, da capitano vero, signori Romagnoli, sapete, ce lo teniamo stretto. Io personalmente me lo tengo bello stretto. Speriamo che ci sia la possibilità che firmi un contratto con il Milan ancora più lungo, perché me lo tengo bello stretto. Dunque un Milan che nonostante le assenze di Ibrahimovic e poi soprattutto di Kessié, a proposito, hanno colpito le parole e hanno un po' preoccupato le parole di Paolo Maldini, che prima della partita ha detto: beh, che sì, dobbiamo firmare, dobbiamo metterci al tavolo, ma dobbiamo sempre tenere conto della sostenibilità. Tutto vero, ma nella vita esistono le eccezioni per il presidente, per uno dei più forti centrocampisti d'Europa. Mi auguro che proprietà e società possano fare una eccezione. Il presidente lo merita. Io mi auguro un mio sogno, gli ultimi due giorni di mercato, arriva la torta di un grande giocatore che possa mettere ancora più qualità, e nello stesso giorno la firma di Kessié. Sarebbe un delirio, sarebbe entusiasmo. Il gruppo, il fondo ancora più in alto, la società ancora più in alto. Mediaticamente, concretamente, pragmaticamente sarebbe fantastico. E come dico sempre io, se tutti i sogni spettacolari andassero in frantumi, la vita non sarebbe degna di essere vissuta. E quindi mi auguro di vivere un sogno spettacolare il 30 e il 31, non solo l'acquisto, ma anche la firma di Kessié. È ancora forse più importante. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti.